Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Danilo, buongiorno e buongiorno e buon appetito a tutti, Ciao Mimmo, ben trovato. Come state? Non mi dica che ti sei stato lì col battipuore per i calci di rigore? Un pochetto sì, dai. Io ero rassegnato, conoscendo la storia della Roma sono ormai proprio vaccinato a tutto. Insomma, il fatto che la Roma abbia vinto i rigori lo prendo come un segno positivo, insomma. Di una partita che comunque mi sembra ha detto qualcosa di caruccio e qualcosa anche di poco caruccio, diciamo così. No, ieri ho detto sì, che non mi interessava il risultato non mi interessa, mi fa piacere che la Roma sia riuscita a vincere comunque ai calci di rigore, però mi interessa parlare delle cose che sono andate, quelle che non sono andate. Insomma, nel primo tempo la squadra mi è sembrata che sapeva stare in campo, no? Cioè sì, contro un Real Madrid che di certo non si è dannato l'anima, però voglio dire, erano comunque una squadra importante, c'erano giocatori importanti da parte del Real Madrid, della Roma aveva giocatori che per la prima volta tornavano a giocare, diciamo che avevano saltato la partita contro gli ungheresi. Ha fatto una buona impressione a Roma nel primo tempo, una squadra di personalità, una squadra che sapeva esattamente cosa doveva fare, all'interno della quale alcuni hanno brillato forse più di qualcun altro. Mi sento di dire che Iago Falque sia stato tra i più positivi insieme con Gervinho, poi magari apriamo un file a parte su Gervinho, mentre invece ho visto ancora troppo in ritardo Castan, e io ritengo che questo è un giocatore che deve essere un pochettino tenuto, come posso dire, sotto osservazione, perché non è ancora pronto per giocare queste partite. È vero che se tu queste partite poi non le giochi poi non riesci mai ad acquisire la giusta condizione, però è anche vero che lui è parecchio indietro. E questo sul campo delle impressioni. Sul piano delle notizie, la prima notizia che mi viene in mente è che Romagnoli non è stato impiegato. A un certo momento Garcia ha mandato dentro Capradossi al posto di Ian Gambio e Romagnoli l'ha tenuto in panchina, quindi questo è un segnale secondo me molto chiaro, molto importante per quello che riguarda il futuro della Roma e soprattutto il futuro del giocatore. Ieri parlando proprio di questa partita avevo detto che in passato Garcia non aveva mai guardato in faccia a nessuno, anche i giocatori che erano sul piede di partenza li aveva fatti giocare. Io non so se Romagnoli abbia avuto dei problemi fisici, non credo, insomma nessuno ne ha parlato, perlomeno da quello che ci hanno raccontato in telecronaca, quindi immagino che sia stata una precisa scelta che sia, come posso dire, foriera di novità per quanto riguarda questo giocatore. Insomma, le cosettine buone le abbiamo dette, le cosettine meno buone appartengono sicuramente a giocatori che non possono e non devono più stare nella Roma, in primis sì, Dumbia, che ha dimostrato di essere un calciatore che non può vestire la maglia della Roma. Non soltanto lui, devo dire che facendo un confronto tra primo e secondo tempo, la Roma del primo tempo è stata sicuramente una Roma sufficiente, anzi una sufficienza assolutamente piena, mentre quella del secondo tempo, che è una squadra un pochettino più, come posso dire, organizzata, la bene meglio, con tanti giocatori che soprattutto a centrocampo e in attacco che non saranno titolari, mi è sembrata un pochino più in difficoltà. Sul piano personale mi aspettavo un pochino di più dai Turbe, e devo dire che nel confronto indiretto fra Iago Falque e Turbe credo che le impressioni migliori le abbia destate Iago Falque. Prego. No, d'accordo con te sulla differenza marcata fra primo e secondo tempo. Sì, sai, nel primo tempo c'erano, si può dire, non dico la Roma vera, ma insomma quella che più si avvicina alla Roma vera, perché poi nel secondo tempo è entrato in campo un giocatore che ha fatto subito capire di che pasta è fatta, si tratta di Manolas, che è uno che non ti concede, non ti permette nulla all'interno dell'area di rigore della Roma. Però insomma, che nel primo tempo mi è sembrato una squadra che sta cercando di crescere, che ha ritrovato alcuni meccanismi di gioco, che mi sembra anche animata da una condizione insomma discreta, in linea con quelli che sono i tempi. Non ho visto una squadra, come posso dire, appesantita, ho visto una squadra che aveva anche un po' di brillantezza, forse perché magari proprio ci sono giocatori che riescono a entrare comunque per loro struttura fisica in condizione prima degli altri, non lo so. Insomma, la Roma del primo tempo mi è piaciuta, la Roma del secondo tempo un pochino meno, ma insomma stiamo parlando di calcio a 40 gradi, almeno qui a Roma, non lì, insomma comunque calcio estivo, quindi e credo che insomma, al di là della prestazione che è stata assolutamente convincente nello specifico di Ashley Cole, la Roma ha sicuramente bisogno di un terzino, soprattutto a destra, l'ho visto Maicon in grande difficoltà, nel senso che ha fatto il compitino esattamente quello che doveva fare, ma insomma la fase difensiva tante volte se l'è dimenticata. Sì, è vero. E soprattutto credo di poter dire che nel conto complessivo della partita dei 90 e passi minuti, ancora una volta ho avuto l'impressione che la Roma abbia
ma questo era scontato, Abbia bisogno come il pane di qualcuno che sappia far gol, perché lì dentro l'area ci serve qualcuno che insomma sappia tramutare in gol il gioco, le occasioni. È vero che la Roma ci ha provato, devo dire anche Ucciano è tra quelli che mi è sembrato un pochino meglio dal punto di vista di condizione, comunque uno che ha personalità, un ragazzo che probabilmente anche per una serie di motivi legati alla sua situazione contrattuale verrà tenuto, forse più lui rispetto a Paredes, che ho visto ancora una volta abbastanza andare per conto suo. Ecco, però dicevo, la sensazione è che la Roma manchi veramente, insomma, lì davanti un giocatore che possa aiutarla a far gol, perché anche nel primo tempo la squadra ha tenuto molto bene il campo, ha avuto tante piccole occasioni, ha avuto una percentuale di possesso palla superiore a quella del Real Madrid, però poi non ha tramutato nulla in gol di quel predominio, di quelle occasioni, e lì serve qualcuno che veramente le dia una grossa mano. Eh sì, quel qualcuno è stato individuato. Certo, Mimmo, oltre al giocatore, che nella fattispecie dovrebbe essere Dzeko, alla Roma negli ultimi 30 metri mi sembra che continui con questa costante, cioè mancano anche dei meccanismi su come colpire l'avversario, no? Si arriva molto bene a ridosso dell'area di rigore, poi mi viene in mente quella azione che fa Iago Fal, che mette questa palla molto interessante in mezzo. Ma sai che c'è? Che la Roma non ha al centro dell'area un colpitore di testa, non ha un punto di riferimento, quindi la palla deve essere continuamente girata per andare a trovare poi la giocata buona, magari con l'imbucata. Tante volte invece tu hai lì davanti il classico centravanti d'area di rigore, alzi la palla e qualche cosa vai a rimediare di una prima o di una seconda palla, una respinta, una giocata. La Roma sotto questo aspetto storicamente non ha mai fatto dei gol brutti, no? Nel senso che la Roma è una squadra che solitamente segna dei gol belli. Beh, insomma, spiegando che il termine bello significa un gol che arriva attraverso una manovra ricercata, magari anche talvolta insistita. La Roma non è una squadra che specula, non sa speculare, tant'è vero che insomma quando poi nel secondo tempo è entrato in campo destro, soprattutto destro, perché Dumbiar era praticamente un giocatore inutile che stava lì in mezzo, e più le palle che ha regalato agli avversari o che ha sbagliato che quelle che ha giocato bene, anche se ne ha giocate pochissime, quelle che ha giocato le ha giocate tutte malissimo. Insomma, anche se c'era destro che era magari un pochino più motivato, però si è visto come la Roma non sia troppo abituata a giocare con un centravanti lì davanti, ma deve arrivare attraverso una manovra di un certo tipo. Va anche detto che nel secondo tempo probabilmente la prestazione è un pochettino ridotta di Ljajic, cioè quella di Turbe, che secondo me aveva molta più possibilità di far bene o di comunque di far male all'avversario, ha anche impedito alla squadra di avere, come posso dire, uno sbocco offensivo di un certo tipo. Però la conferma è questa: è una squadra che ha bisogno come il pane di un centravanti vero, uno che lì davanti non ti perdona quando c'è da mettere la palla dentro la porta avversaria. Assolutamente sì. Non so come hai visto Gervinho, Mimmo. Ma l'ho detto prima, tra i più positivi, infatti io dovrei aprire un file su Gervinho. Gervinho secondo me è un bel paraculo, perché ha capito che gira una brutta area, una bella area secondo il suo punto di vista, brutta per quanto riguarda la sua permanenza a Roma, bella se invece dovesse essere ceduto, e credo che abbia tirato fuori la prestazione importante anche per in qualche modo mettersi in mostra sia o all'allenatore o ai suoi dirigenti o magari un altro club che sta cercando in qualche modo di portarlo via, ma alle condizioni che vuole lui. Quindi una prestazione furba, una buona prestazione sicuramente, pensa, con tanti meno errori rispetto al passato da un punto di vista tecnico. Le ho visto rifare delle giocate che nell'ultimo periodo della passata stagione non gli appartenevano più. Ho visto un giocatore motivato, questo sì, poi ha un fisico che gli permette di stare già bene dopo una decina di allenamenti, e questo ha contribuito a fare di lui insomma uno dei migliori nel primo tempo, questo sicuramente sì. Però da un punto di vista complessivo mi sembra che vada sottolineata la prestazione di Iago Falque, perché sì, sono d'accordo. Perché è un ragazzo che ha giocato molto per la squadra, ha fatto interamente la fascia, quando stava a destra faceva anche il terzino, era molto più arretrato rispetto a Maicon. È uno che sa sacrificarsi, è uno che non si vergogna di fare una corsa all'indietro, è uno che c'ha un bel piede, è uno che mi sembra che si sia abbastanza integrato con facilità in una squadra che lui non conosceva assolutamente, i cui meccanismi sembrano che non siano così complicati, ma che in realtà invece non sono poi così semplici. E credo che indipendentemente dal valore di una partita, dal grado di, come ti posso dire, di volontà, di grinta, di voglia dell'avversario, magari anche della Roma, che comunque secondo me ha giocato una partita di intensità e di personalità, credo che Iago Falque possa essere il giocatore più
più mi resta impresso in questo primo tempo, che un po' è stata la partita vera per quello che riguarda la Roma. Sì, lui impressiona anche che è un giocatore di qualità, ma le sue non sono mai giocate fine a se stesse. No, lui è uno che gioca per la squadra, si sì. vede chiaramente. Cioè oggi, o perlomeno oggi, perlomeno in questa partita, ha giocato molto per la squadra, ha giocato in funzione dello svolgimento del gioco, non ha mai cercato l'iniziativa personale fino a se stessa, ha cercato di essere tatticamente insomma molto presente e molto utile. A questo proposito io ricordo alcune parole che ha detto Rudy Garcia proprio sul conto di Iago Falcao qualche giorno fa a Pinzolo, quando lui disse: è uno di quei giocatori che mi piacciono perché è uno che si mette sempre al servizio degli altri e cose di questo genere. Quindi evidentemente insomma noi avevamo soltanto un certo tipo di referenza su questo giocatore, perché avevamo contato i suoi gol nella passata stagione, avevamo visto e letto che aveva fatto un sacco di gol, che comunque si era messo in mossa per questo, ma in realtà forse la Roma l'ha preso anche perché serve alla squadra, anche per far sviluppare meglio il gioco. Lo ripeto, queste sono sensazioni di metà luglio, che uno se le deve prendere e portare a casa così senza dargli eccessivamente peso, però insomma nulla viene mai per caso e nulla deve essere buttato sia nel bene che nel male, ma sempre deve essere lì, perché poi ti potrà servire utile nelle prossime settimane e nei mesi prossimi. Dicevi prima, ci fermiamo Mimmo, ne parliamo dopo la pausa. Forse non è casuale neanche il fatto che Romagnoli non abbia giocato neanche un minuto. Ma io l'ho detto prima, forse non si sì, è sì. sentito. No, ma... okay. lo volevo sviluppare con te. Ne parliamo dopo, certo, va bene. Tra poco. Okay. I maestri nel professore. Mimmo? Eccolo, eh. Eh sì, dicevamo, no, prima della pausa di Alessio Romagnoli. Ufficialmente la Roma, ci fa sapere Adriano Gagliani, ha rifiutato un'offerta da 25 milioni per questo giocatore. Sì, per il momento. Io credo che insomma queste siano delle schermaglie molto tattiche a livello di calciomercato. Cioè, allora, tu fai questo ragionamento, no? Tu immagina che cosa può succedere. Non dico nemmeno poteva, perché ancora è tutto al tempo presente. Può succedere se la Roma cede Romagnoli e non porta a casa né Dzeko né Salah, tanto per fare due nomi di quelli che vanno un pochino un po', no? più di moda in questo periodo. È evidente che Gagliani ha voluto dire quella cosa, e secondo me ha fatto anche un mezzo favore alla Roma, perché in realtà il giocatore al Milan interessa tanto, al punto che stanno offrendo un sacco di soldi. Ma vedrete che non appena la Roma avrà la certezza di poter prendere Dzeko e Salah, o Salah, fate come quello che volete, Romagnoli prende e va al Milan. Ma io su questo non ho dubbi. Cioè, le parole di Gagliani sono delle parole che non c'era bisogno di dirlo, no? Cioè, perché doveva specificare quella cosa? Ha voluto mettere un punto momentaneo e dire comunque che adesso il Milan non lo prende semplicemente perché la Roma non lo vende adesso. Ma nel momento in cui poi la Roma sistemerà le cose lì davanti, poi vedrete che Romagnoli verrà ceduto e poi dopo potremo ricominciare a discutere: è giusto vendere un giocatore del tuo settore giovanile, 20 anni, ma è giusto però non venderlo a quelle cifre? Insomma, poi dopo, caro Danilo, cominceremo a fare tutti i discorsi. Per il momento dobbiamo registrare che Romagnoli non è stato impiegato, e questo è un segnale chiarissimo che va verso la direzione di una cessione del giocatore. Sì. Questo mi sembra che sia il commento ad una notizia. Poi ognuno può pensare quello che gli pare, eh? Certo, però mi chiedo, Mimmo, dove sta l'errore? Non solo il Milan, ma anche il Napoli dà una valutazione così alta del giocatore. Esattamente, io non so se sia un errore o meno. Credo che la Roma abbia in qualche modo promesso Romagnoli al Milan, nel senso che è stato il primo club che gliel'ha chiesto, è stato il club che l'ha chiesto con più insistenza, e i tentativi di altri club io non so quanti siano reali. Quello del Milan è sicuramente molto reale, molto molto serio, e da una serie di piccoli comportamenti da parte della Roma, da parte del Milan, le dichiarazioni dell'allenatore del Milan e cose di questo genere, io, conoscendo un pochettino l'ambiente del calciomercato, sono portato a pensare che alla fine, appena la Roma riuscirà a prendere qualcuno e potrà presentare un giocatore, poi sceglierà Romagnoli. Adesso la Roma non può cedere un giocatore senza aver preso un altro suo giocatore oltre a Iago Falcao. Certo. E questo è il punto, caro Danilo. Sì, sì. No, questa è la lettura. Sembra proprio la situazione reale, la più chiara e anche la più semplice da leggere. Proprio. Questa è la situazione. Però da un punto di vista tecnico... punto di vista tecnico, devi a Romagnoli, devi prendere un difensore che sia un altro Romagnoli. Su questo non c'è dubbio, perché, lo ripeto, a me dispiace, però io ho visto Cassano in grandissima difficoltà.
come l'hanno puntato, con un minimo di scattino, con un minimo di velocità, è stato fatto fuori. Non è mai andato fortemente sui tackle, si è sempre un pochettino tenuto distante da dove c'era battaglia, tant'è vero che Yang Ambivo ha fatto una buonissima figura, perché è vero che ha sbagliato un sacco di palloni in appoggio, e questo ovviamente sono degli errori che lui non deve commettere, perché se no sprechi tutto quello che hai fatto. Però insomma, il confronto, perlomeno in questa partita che abbiamo appena finito di vedere, tra Yang Ambivo e Cassano era completamente dalla parte del francese, sì, sì, completamente, insomma. Cassano è... noi non dobbiamo dire Cassano, ma allora no, Cassano è stato fuori tanto tempo per un'operazione delicatissima che aveva messo in forse la possibilità non soltanto di tornare ad essere un calciatore, ma anche di tornare a fare una vita normale. Fortunatamente è andato tutto bene, però io ricordo e lo ripeto, l'ho detto già ieri, lo ripeto anche oggi, il professor Maira, che è colui che l'ha operato, non più tardi di 3 settimane fa, ha parlato di completo recupero del giocatore a settembre. Ok? Sì, sì. E quindi il fatto che Cassano si sia allenato, che comunque sta bene da un punto di vista fisico e da un punto di vista atletico sta crescendo, non significa che sia pronto per tornare a giocare. Insomma, io ho visto, è vero che insomma Bale non è sicuramente l'ultimo arrivato, però tu avrai presente, avrai negli occhi quell'azione in cui Bale l'ha puntato e Cassano l'ha mollato proprio all'interno dell'area di rigore della Roma. Sì, sì. Però io è questo che dico, l'avevo detto anche ieri sperando che qualcuno mi ascoltasse da Melbourne, ma insomma la mia vuole essere una battuta. Non è il caso di anticipare troppo i tempi con Cassano. Bisogna andarci piano, perché per recuperare il 100% occorre andarci con grande pazienza, ok? Invece adesso si sta cercando la terapia d'urto, però sta dando questa terapia d'urto delle risposte che a me francamente non convincono, assolutamente non convincono. La Roma attualmente lì, cedendo Romagnoli, avrebbe di fatto un buco. Assolutamente, pure grosso. Eppure grosso, ecco perché nominalmente la Roma cedendo Romagnoli avrebbe Manolassi, Yang Ambivo e Cassan, dei quali due titolari mi sembra al momento, quantomeno al momento, siano Yang Ambivo e Manolas, e poi però devi prendere sicuramente un'alternativa importante, e poi devi sperare che Cassan piano piano nel giro di un mese e due torni ad essere un calciatore pronto per giocare una partita combattuta del campionato di Serie A. Altrimenti ne devi prendere due se dai via Romagnoli, ma probabilmente ne devi prendere un altro anche se tieni Romagnoli, non lo spogli della situazione magari. Sì. Magari questo no, però magari un difensore che sia un pochino più affidabile, e che se è vero che la Roma ha delle ambizioni, se è vero che la Roma punta in alto, non te puoi presentare con due difensori centrali e basta, lo ripeto, sempre dando per scontata la cessione di Romagnoli, che a questo punto mi sembra sempre più probabile, perché ci sono degli indizi che mi portano a pensare a questo e a dire questo. Poi magari verremmo smentiti, perché lo sappiamo tutti perfettamente come le smentite in tema di calciomercato sono sempre dietro l'angolo. Ricordatevi Viviani, che andava a dormire la sera, era del Palermo, si è svegliata la mattina, era del Verona, ve lo ricordate, no? Sì, sì. Quindi sono cose che capitano. Beh, pensavo alle tre priorità, no, di cui aveva parlato, sì. Rudy Garcia, l'attaccante centrale, forse non era l'attaccante esterno a giudicare da quanta fiducia lui ha in Iago Falche. E sicuramente un portiere, perché c'è solo De Santis. Sì, cioè numericamente la Roma ha questi problemi, cioè le urgenze in realtà in attacco. Scusami, è il terzino sinistro. È il terzino sinistro. Cioè le urgenze sono terzino sinistro, sì. Centrale difensivo, se va via Romagnoli, sì. E portiere. E poi è centravanti, Sì, cioè, ecco, quella è. Guarda, quella è un'esigenza proprio tecnica, cioè di miglioramento. Però, no? È anche una necessità, certo, un obbligo, non so come. Quale parola usare, però lì ti serve proprio un centravanti, uno che comunque sia le faccia gol. Sì. La Roma c'ha una marea di attaccanti, ma di questi non punta neanche su di uno. C'ha una marea di attaccanti, però se tu mi dici, io non ti. Allora, togliendo la partita di oggi, se tu mi dici che ti tieni, io ritorno a fare il discorso che ho fatto qualche tempo fa, prima che cominciasse la stagione. Al momento io mi tengo solo i turbe. Non voglio vedere più Dumbia, non voglio vedere più Liaici, non voglio vedere più Destro, Totti sta lì, ma cioè non è un giocatore che sta sul mercato e non credo che sia destinato ad essere il titolare della Roma, no? Quindi mi tengo i turbi, tutti gli altri non mi servono. Cioè io ho letto, come hai letto tu, che c'è un'ipotesi che Dumbia possa restare a fare la riserva di Dzeko qualora venisse Dzeko, come sembra. Ma non scherziamo, ma neanche ho letto anche un'altra cosa, ipotesi Piniglia per la Roma, ecco, allora già cominciamo a ragionare. Se io devo prendere una riserva, prendo Piniglia,
Sì, sì, sono capito? D'accordo. Cioè, non mi tengo Dumbia, che è una cosa impresentabile. Ma impresentabile. Mimmo, ma qual è il problema di... Non lo so, non ce n'ho idea. Cioè, non è solo un problema fisico, quello che abbiamo visto oggi in campo per 20 minuti è un giocatore completamente avulso dal suo mestiere. No, esatto. Bravo, stavo per dire la stessa cosa io. Sembra uno che faccia un altro mestiere, no, il calciatore. Non so che cosa è successo, che cosa gli è capitato venendo a Roma, perché non era così, ma io insomma non faccio fatica a pensare che la Roma abbia speso tutti quei soldi per portarlo qui, insomma, è veramente una cosa, un errore clamoroso. Ma Sabatini sperava, pensava che le cose non andassero ovviamente in quella maniera, però poi insomma l'errore è stato marchiano, l'ha sottolineato lo stesso Sabatini. Adesso credo che sia una priorità anche riuscire a trovare qualcuno che se lo porta via, perché io non so quanti estimatori ancora abbia questo. Ci raccontano in Premier, in Russia, che lo vorrebbero, insomma. Io credo che siano più tentativi da Roma di mollarlo, più che qualche club che lo voglia davvero. Te chiamano me? Mimmo. Sì. Chi arriva a seconda? Oh, vedi. Buongiorno, buon appetito a tutti. Io sono arrivato un po' prima, capito? Ho visto qui Danilo da solo e stavi travolgendo le come tue parole. Come due parole. No, io confesso, non ho visto, ho sentito la radio perché c'avevo un problema con mia madre stamattina, quindi mi dispiace. Non potevo seguirla. Però insomma mi pare bene. Vabbè, dipende che radio hai sentito però. È questa che qua è. Io sento solo questa, non solo battuta. Per motivi istituzionali. No, era una battuta che non voleva essere una battuta, ma un tentativo per dirti occhio a chi ti racconta le cose. No, poi ti ho seguito a te adesso con. Già sentivo parlate mai con pronto, recuperato, con l'apposto, per carità, accompagnati dall'uscita, che ne voglio più vedere. Anche se oggi magari Cole, lo ripeto, ha fatto una buona partita, ma insomma. Se Cole, questa è la prima partita buona che fa, due anni che sta a Roma, è bene che Cole venga accompagnato all'uscita. Che c'è uno se faccia qualche domanda anche per te. Sì, ma comunque insomma. No, però mi pare che come al solito, da grande giornalista quale sei, hai sottolineato la notizia da giornata. La notizia è romagnola. È assolutamente romagnola. La notizia di questa tournée fino adesso, prima di questa romagnola, era Norman dove sta. Questa è la notizia. Perché Norman non sta con la squadra? Poi c'avrà i suoi problemi. Motivi personali. Ok, perfetto, però più dell'anno siamo andati. Cioè nessuno si è preoccupato di dire, anche in forma ufficiosa, a chi poi magari parla con la gente, a chi scrive sui giornali, a chi fa i siti o cose di questo genere, di raccontare magari questo problema. Uno non avanzava più alcun tipo di, come posso dire, di punto interrogativo. Via, tu lo sai perfettamente com'è questa città, no? È anche giusto poi che sia così. Allora, lo ripeto, le due notizie sono, prima della partita di oggi, che fine ha fatto Norman? La notizia di oggi è Romagnoli è un giocatore in vendita, perché se non gioca nemmeno 10 minuti entra Capradossi, vuol dire che Romagnoli è però io in a proposito di Romagnoli devo domandare questo, perché insomma giustamente te lo hai già, dici, se devo scegliere una squadra alla quale sarà ceduto è il Milan, perché questo mi porta alla logica a pensarlo. Io ho la sensazione che non ci sia qualche cosa fuori dall'Italia e mi spiego. Io il Chelsea, per dire, è una squadra che nei centrali difensivi, Terry, per carità, chapeau, ha una carriera straordinaria, ma mi sembra insomma indirizzato verso il capolinea della carriera. Cahill non mi sembra sto fenomeno. C'hanno Zuma, che è un assassino vero in campo. Adesso però dai. Arriviamo a Londra. Non è che siccome dicono che oltre all'Arsenal ci sarebbe una squadra ancora più importante inglese, che vorrebbe Romagnoli, io penso al Chelsea. Io penso che invece già stanno a posto col Milan tutta chittata. Questo è possibile, però io non escludo uno scambio Salah-Romagnoli. Facendo X. Beh, te credo. Forse ci devono dare qualche lira loro. Dai, allora dai. No. Tu dici, se la Roma rifiuta 25, quelli chiedono 25. No, che io ritengo che nel momento in cui ci sono troppe dichiarazioni paraculette dei Gagliani, è verissimo. Gagliani è uno che è andato a prese il treno, ha chiamato il taxi, si è fatto portare all'Eure, sì. Ha toccato di destro, ha citofonato, ha detto buonasera, sono Gagliani, mi fate telecamere. Ma di che stiamo a parlare? Questa è gente però, che... Ma da una sola a Gagliani ti piacerebbe? A me mi piacerebbe da morire. Soletti hai già mollato. Sì, questo è vero. Che Bojan e destro possono essere annoverati come fai i grandi colpi del Milan degli ultimi tempi. Detto questo, se tu hai Romagnoli, ne dai una sola. No. E dai un giocatore importante che dovrà essere sostituito nella Roma con un giocatore altrettanto importante. Ma non scherziamo su questo, eh. Cioè, se la Roma prende il titolare, deve prendere il titolare Romagnoli,
Le spenne o spenne, come si dice? Spenne. Spenne. Mi piace di più. Almeno una ventina per piano altro forte. Sì, se ne so 20-15. Infatti per me il pezzo di oggi non è chi prende la Roma? Non lo so, è un problema dei Sabatini. Che a te, per esempio, Danilo dell'Udinese, non ti piace? Non mi fa impazzire, manco Ertò mi fa impazzire. No, Ertò manco dove. Prenderete Frai, se può dire che prenderete Frai? Lo so, però mi pare. Che prenderesti, se posso dire, prenderete Frai. Intanto magari devi pure pensare a un Mancino. Anche. Ma uno no. Pure bravo nell'impostare il gioco, Mimmo, perché quello è un problema della Roma. Samuel ci aveva un po'. Magari potessi levare una decina. Una decina, ma pure una quindicina. Pure una quindicina, sì. Con lo stecchino voglio un campo. Tu lo ricordi, sì. Mo ricordi, certo. Se io c'ero. Pure io. Di quei 2000 che stava a vedere Totti la mattina quando giocava con allievi regionali, perché eravamo 2000 poi ho scoperto nel corso degli anni. Quest'anno gli allievi nazionali li verrò a seguire anch'io. Perché c'è un nostro amico che farà amico che deve essere supportato. Assolutamente. Che possa avere fortuna. Tra altre cose vanno a fare una tornea a Pechino. Guarda che è una bella cosa, eh? Sì, sì. Andare a giocare con lo scudetto sul petto a Pechino, secondo me è una bella soddisfazione. E poi mi dicono che quelli del 99 della Roma ce ne sono svariati, bravini. Molto branchi, 2000. 98, 99 e 2000 sono delle tre belle annate, però andiamoci sempre piano perché sono io ho visto ragazzi. Fenomeni a 14 anni e Pipponi a 20, quindi insomma, quando hai a che fare col settore giovanile. Però mai portato a parlare del settore giovanile, non volevo parlare del settore giovanile. No, vabbè, però tu sei uno dei più grandi esperti del settore, non solo del settore giovanile, ma se io devo chiedere qualche notizia su un giocatore del settore giovanile, te chiamo. Questo va bene. Però ti volevo dire, vorrei tornare un attimo a Lodo Galopeira. Chi piamo? Abbastanza chiaro che a Roma può prendere Dzeko e Salah, ce ne siamo accorti. Dzeko non l'hanno manco portato in panchina oggi, mi sembra molto indicativo. Era un amichevole col Montreal, finita per altre cose, col Melbourne City. Sì, 1-0. 1-0, ha segnato Nasri all'86, giusto? Ho posso ammazzare. Sono preparato, Danilo? Sì. Ho posso fare questo mestiere o devo smettere? Devi crescere. A proposito, scusa. Ma magari ce ne fosse qualcun altro. Una cosa. Ieri molto carinamente io ho vinto il premio grazie al cazzo. No, è vero, me lo sono pure meritato. Perché sai che ci sono tutti questi tuoi colleghi che ascoltano le radio e poi riportano sui siti le frasi che vengono dette. Allora ho pregato, e adesso lo riprego per l'ennesima volta, non mi riportate sui vostri siti, che peraltro io ammiro e faccio i complimenti a tutti, perché non è pensabile che viene estrapolata una mezza frase. Ok, da un discorso di 30 minuti, 40 minuti, con il risultato che ovviamente vinco il premio grazie al cazzo, ma è anche normale, perché io penso che quello sia un premio che vada a tutti, perché se io ti faccio una domanda, Piero, secondo te la Roma o Pia un centravanti, tu che mi rispondi? Grazie, Graziella, no, e poi è chiaro che come viene. Allora io lo ripeto, ringrazio veramente tutti quelli che riportano le cose, però riportatele bene oppure non le riportate. Ringrazio anche chi mi ha dato il premio ieri, insomma, mi ha fatto molto ridere, tant'è vero che me lo sono meritato al 100%, però insomma c'è un limite a tutto, volevo semplicemente dire questo, insomma era una parentesi di sabato, essendoci Danilo Sabatino, e io me ne approfitto perché il mio sabato con Danilo è sempre un sabato molto intenso. Un sabato sì. Italiano, te ricordi Caputo? È molto piacevole. Mi ricordo pure Massimo Caputi, però questo è il problema, diciamo. Che lo vedo la notte in replica. No, guarda che sta buono, i servizi sportivi del Messaggero, ma devi far litigare. No, che mica, devo far litigare col capo, che mi sono sempre domandato perché. Ma insomma, lo dico io, mica hai detto te. No, ma io, ma no, cosa nel stai senso, dicendo, Piero? Ma Piero, non si tiene niente. No, nel senso. Piero, parliamo d'altro, dai. L'ho sempre conosciuto come giornalista televisivo più una bravissima persona, quindi assolutamente sì. Ok, possiamo parlare di Roma? Sì, parliamo di Roma. Mimmo, ma se la Roma vende Romagnoli, lo prende un altro difensore? O deve lo deve prendere e quindi vinca il premio cacca. Ecco, t'ho fatto sto favore, adesso riporteranno. Secondo te lo pia prima di essere il campionato? È meglio quello prima di essere il campionato o dopo la prima del campionato? Fammi pure stare. No, prima di ufficializzare la cessione dei Romagnoli, secondo me la Roma lo deve prendere. Però lì e poi che fai? Io non escludo che Sabatini ci stia già a lavorare. Mimmo, se sbrigassi a portarci qualcuno, perché mo è il tempo passa. Pazienza. Ma chi arriva prima, Dzeko o Salah? Ma se arrivassero tutti e due insieme, io non però stiamo salutandoci, no? Credo siamo alla fine. Siamo no? Quasi allora, sì, quasi. Siamo alla fine. Abbiamo visto giocare la Roma appena è passata mezz'oretta, 40 minuti, non lo so. E
Diego, capisco, no? Lo capisco da un punto di vista tecnico e tattico, perché l'ho detto prima, ho perso anche la voce per dirlo, che serve uno come lui, uno che te fa i go, che sta lì. Ma Salah, no? Fai una squadra completamente di anarchici. Perché Salah è un anarchico, eh? Sì, è un Gervinho, no? Come... Sì, allora è vero che vendi Gervinho, che si è fatto tutto per venderlo. Però c'è pure Iago Falche che oggi ha fatto una prestazione molto diligente sotto il profilo tattico. Siamo sicuri che è così? Io lo sto scoprendo piano piano sto ragazzo, che mi sembra uno serio perché sta zitto, non gli ho visto fa sbrasate, non gli ho visto fa movimenti, cose, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo aspetto devo dire che rispecchia un pochettino i canoni di quelli che sono i miei giocatori ideali, cioè che stanno lì, lavorano sereni, fanno il loro, senza troppi grilli per la testa. Però questo poi... Questo poi che vuol dire? Quanti ce n'è di gente eventualmente un po' così anarchica? Beh, Iturbe stesso è un giocatore ancora molto da anarchico, molto anarchico. Da inquadrare. Comunque ci frega niente. Ci salutiamo. Se vi capita, andate a vedere sui profili social della Roma l'ingresso in campo delle squadre e quando entrano in campo il giocatore della Roma per il riscaldamento. Quello che dice Nainggolan a Totti. Punto. Chiudiamo qua. No, ce lo dici. No, dai, andiamo a vedere. Andiamo a vedere lo stesso. Intanto ce lo dici, però. E ci sentiamo lunedì. Mo' un privato. Ciao. Ciao.